Da una situazione di inaccettabile inaffidabilità si è passati ad una situazione vergognosa e paradossale. Con queste parole il sindaco di Chiavenna e consigliere provinciale Luca Della Vitta definisce lo stato di inadeguatezza del servizio ferroviario in provincia di Sondrio all'indomani del pesante disagio registrato sulla linea Colico-Chiavenna, dove numerosi treni sono stati sostituiti con un bus ciascuno. Insufficiente, soprattutto nell'orario di punta del trasporto studenti, a far salire a bordo tutti i viaggiatori. Non è stato un incidente imprevedibile, ma una problematica nota dalla sera prima, afferma l'ex presidente della provincia. È evidente che la risposta organizzativa è stata pessima, inadeguata ed irrispettosa dei nostri cittadini, scrive in una lettera inviata a Trenord ed RFI al presidente della regione Fontana, agli assessori ai trasporti terzi, alla montagna Sertori e al turismo Magoni, nonché al prefetto di Sondrio, al presidente della provincia, a quello della comunità montana Valchiavenna, ai sindaci del mandamento, alla CGL e alla CISL. Da tempo enti locali, sindacati e rappresentanze di studenti e genitori, scrive Della Vitta, chiedono un servizio adeguato alle esigenze del territorio, ma ogni giorno registriamo guasti di ogni tipo, ai treni, alla linea, ai passaggi a livello, incidenti, malfunzionamenti a bordo delle vetture, ritardi e cancellazioni. Il servizio, insomma, così non funziona. I cittadini e gli amministratori sono stanchi di assistere a queste cose e di essere presi in giro. L'esasperazione, insomma, è al limite. Si faccia qualcosa in fretta oppure occorre pensare a qualche iniziativa di protesta sociale per ricordare che la mobilità è un diritto dei cittadini e chi paga per un servizio ha diritto di ricevere una risposta adeguata, oppure ancora, rilancia Della Vitta, pensare che il territorio insieme alla regione debba costruire un sistema di trasporti alternativo alla ferrovia. Alla richiesta di soluzioni immediate, così pochi giorni fa, aveva risposto il presidente della regione. L'intervento sui treni purtroppo è un intervento che comporta la necessità di tempo. Cambiare e invertire una situazione sicuramente drammatica delle nostre ferrovie comporterà del tempo. Stiamo facendo qualcosa, adesso stanno arrivando i primi 10 treni, presenteremo presto un nuovo piano che servirà per cercare di affrontare l'emergenza nella quale noi ci troviamo. Per poter arrivare a una situazione ottimale si dovrà aspettare la fornitura dei treni che inizieranno ad arrivare all'inizio del 2020.